Io sono partita 2 anni e mezzo fa e sono partita per andare a Modena, e dove c'era il mio ragazzo che si era trasferito lì. E quando parti, la cosa che senti è di non avere nulla attorno a te. E adesso lavoro in un comune e da 1 anno e mezzo, sempre tramite agenzia interinale. Noi sappiamo di essere precari, sappiamo che la precarietà non ci lascerà mai in qualche modo. Essere precari a Napoli significava dover stare a casa dei miei, significava non poter costruire un progetto di vita con il mio compagno, significava essere in qualche modo sfruttati, perché io lavoravo 8, 9, 10 ore e guadagnavo 500 euro al mese con un contratto a progetto. Il primo anno sono tornata a Napoli dopo, penso, 4-5 mesi, e sono rientrata per le feste di Natale, 3 giorni. Il 24 io ho lavorato e poi ho preso il treno e sono arrivata giusto per il cenone di Natale, ed è stata un'emozione fortissima. È stato emozionante vedere la mia famiglia lì, che in qualche modo mi aspettava, e dopo incontrare i miei amici, perché quando hai 29 anni e parti, in qualche modo hai già costruito gran parte della tua vita. Ti manca la tua famiglia, perché il fatto di non vedere crescere le mie sorelle, di non poter stare con loro, il fatto di non poterci andare a prendere un caffè insieme la domenica, perché magari è la domenica o i giorni di festa quelli in cui soffri maggiormente la mancanza. La città ti manca e ti fa rabbia, profondamente rabbia, il fatto di non poter avere queste cose nella tua città, dove sei cresciuta, dove hai la tua famiglia, dove hai i tuoi amici, dove hai i tuoi legami, dove hai costruito comunque la tua vita. Ho trovato delle persone molto importanti attualmente nella mia vita, anche a Modena. Paradossalmente sono tutte napoletane. Sono partita nel 2010. Sono partita perché avevo avuto la possibilità di frequentare un master, avevo capito che ormai avevo già dato tutto a Napoli, purtroppo. Fondamentalmente qui avevo un lavoro a progetto, pagamenti a quando arrivavano. Si fa sapendo che comunque alla fine sei solo, ti devi arrangiare. Costruisci altre reti d'amici, però comunque effettivamente sapere che se c'è un'emergenza non hai i tuoi genitori vicino è dura, però si fa. Io ho sempre pensato che sarei andata via da Napoli, purtroppo. E per fortuna, perché secondo me uno deve proiettarsi anche lontano, cioè come un albero, no? Tieni le radici, ma tieni pure dei rami, tieni delle foglie che si proiettano. E così vorrei far venire anche Giovanna. Tornare significa tornare a casa. Tornare a casa, e quando vai via comunque cominci ad avere 1, 2, 3 case, perché si moltiplicano le case, no? E anche quando torniamo a Napoli, lui adesso per lui è il primo Natale, si ritorna nel caos, nei ritmi velocissimi. E si ritorna figli. Questo è il primo anno da mamma. Amore e odio. La frase di Catullo è la frase più, diciamo, quella che penso sempre quando penso a Napoli, cioè odio e amo, e non lo so perché succede, ma succede. Non escludo il ritorno, mi immagino con mio figlio, mi immagino cresciuta ancora di più professionalmente, e mi immagino in cambiamento. Io
sono partita ormai da quasi 4 anni e sono partita per la Francia, precisamente a Parigi, per, dopo aver ricevuto un'offerta per un postdoc in un istituto di ricerca. Inizialmente ero molto arrabbiata di essere costretta a partire e dopodiché mi sono resa conto che invece era un'esperienza assolutamente necessaria per la mia crescita professionale e umana. In questa città è un po' difficile trovare il proprio spazio. Mi sono resa conto che all'estero a 30 anni sei una donna, sei un uomo, mentre qui io mi sono sentita sempre una bambina, mi sentivo di dipendere da qualcuno. Noi siamo sempre un po' scissi, nel senso che io sento che c'è una Chiara che non è mai partita e c'è una Chiara che invece sta bene a Parigi. Tornare a Napoli per le feste è una cosa meravigliosa, perché Napoli è una città meravigliosa, a Natale, rivedere i propri cari, rivedere i propri amici e colleghi che sono anche loro in altre città italiane, quindi ritrovarsi per le feste. Tornare per le feste effettivamente è il momento più bello dell'anno, il rientro più bello dell'anno. A Parigi ho incontrato il mio attuale compagno, che è napoletanissimo. Ci siamo conosciuti perché lui è membro del Napoli Club Paris Saint-Germain e io avevo contattato il club per poter vedere una partita Napoli-Juve e lui mi ha risposto e così ci siamo conosciuti. Andando all'estero ho imparato a sentirmi italiana, una cosa che in questa città non ho mai provato, perché quando sono arrivata a Parigi la prima cosa, quando sanno che sono italiana, ovviamente Napoli, la pizza, però mi parlano anche di Pasolini, di De Sica, del cinema neorealista, della cultura italiana, di Leonardo da Vinci, e quindi questo ha cominciato a far nascere in me anche una identità italiana che molto spesso in questa città è difficile da acquisire.